continua a cambiare, chi vuol restare a galla si deve aggiornare. Anche la Chiesa vuol sempre far meglio, ogni tanto si riunisce per fare un concilio. Giungono a Roma con gran convinzione 25.000 preti da ogni nazione. E la Chiesa si rinnova per la nuova società. E la Chiesa si rinnova per salvare l'umanità. Bisogna dare atto a questi signori, le cose più urgenti le han rese migliori. E dopo tanti anni che aspettavamo invano, la messa finalmente si dice in italiano. E se al venerdì mangiare il pesce di secca, non fare complimenti, puoi farti una bistecca. E si è stabilito dopo mille discussioni che il prete, essendo uomo, può portare i pantaloni. E la Chiesa si rinnova per la nuova società. E la Chiesa si rinnova per salvare l'umanità. Si sa, ai giorni nostri i problemi sono tanti, ma la Chiesa non molla, va sempre più avanti. E se il divorzio est smaccum tremendum, la lotta continua, c'è ancora il referendum. E se in qualche parte del mondo c'è un dramma, il Papa è sempre pronto e manda un telegramma. Nel testo si commuove, depreca, è solidale, insomma gli dispiace come uno normale. Del resto, a causa di una famosa intervista, si dice sotto sotto che il Papa è comunista.